Ok, poi io... Accendino mio. Aspetta, io non credo che cuciniamo tutto. Tutto, cucina tutto. No, sono tipo le 11 di un venerdì di luglio in Abruzzo, dai. Tutto molto buono, tutto molto buono. Ti piace, Bibi? Molto buono. Buono. Niente, c'è una cosa bella di Nico, è che si addormenta in 3 secondi. No, sono queste situazioni. Cioè, con Nico che si addormi veglia, lui si addorme, niente, sta un po' così. Non si è neanche coperto. Non si è neanche coperto. Come si spegne questa? Come ti si spegne questa luce almeno? Tu la sai come si spegne, sì? Buongiorno. Buongiorno. Bibi. Dammi, si stava ricaricando perché ce l'ho wireless io. Stupido. Niente, stamattina colazione così. La salute. Sì. La goccia. E vabbè, rega. Ma chi ci ammazza? Viva l'Abruzzo. Direzione Pietra Rotonda all'ombra, ecco di gente, mamma mia, un sacco di gente, guarda, ce la a buttare nel bosco, una faccio... Prende il bivo Federico Piano, comunque lo dobbiamo prendere. Bivio Federico Piano, adesso abbiamo scavallato, stiamo dall'altra parte del Gran Sasso. Allora raga, vado di sole, scavalla, si scende giù. I cartelli per Farindola non li trovate più, però si mantiene la destra, diciamo, scavallando dalla parte di Ricopiano si mantiene la destra. Si mantiene la destra e mo dovremmo trovare questa sterrata. La sterrata che sta? Sei sì, per favore stai zitta che sto facendo il video per i miei follower. Cioè, perché se voi aveste seguito le mie indicazioni, a quest'ora stavamo alla... Perché c'è il tuo... Niente, taglia, questa la taglio, questa la tagli. Perciò tenete la destra, noi proseguite, noi chilometri ne abbiamo contati, la guida dice tipo 4 chilometri, c'è un cancello e una sterrata sulla sinistra. Il cancello è questo, la sterrata è questa, sì. Mortaccio. 2 chilometri così. Dopo un paio di chilometri di questa sterrata, veramente sterrata, stavamo al limite col furgone, perciò mi sa che stava prima e l'ultima volta la sterrata. Si è entrata all'ingresso sopra, che si fa un po' più di strada, ma almeno si parcheggia sull'asfalto. Si arriva a Bivio, c'è scritto Pietra Rotonda, a Bivio a sinistra si vedono questo rifugio, no, questo agriturismo non in funzione. Siamo arrivati. Avete parcheggiato lì, palo della luce c'è il segno, bisogna attraversare questa sbarra e proseguire penso fino a un prossimo segnale. Ok, non vi potete sbagliare, tutto molto segnalato, perciò facile, da lì a qui. E mo è sempre dritto e si seguono i bolli. Dai, si vede un falese. Da lì. Ciao, aspetta. Quindi come li facciamo? In genere con la pasta. Mi porto su, che carico, sulle ginocchia. Un pochino mi dà fastidio questo. Vabbè. Sei sudato per niente. Qualcuno ha preso l'orario? Vabbè, saranno sì e no 20 minuti abbondanti. Vieni? Cioè mezz'ora devi fermare a mangiare un panino, comunque. De salita, proprio due salitine, proprio. Buono come riscaldamento. Siamo arrivati. Guarda che figata, è bella all'ombra. Te croccio. Vabbè, stiamo ancora nella fase scaldo. Si sono stampati sto 5B, 5C, 6A. In sequuzia, come si dice, sequuzia a vista. Non riesce a farla vedere. No, Atria 6B. Dai. Aspetta. Le due tone. Due. Ok. Ricorda tutto di fuori. Ok,
che giornata di falesia e roccia. Pane e roccia. Inseglia di faticamento. Siamo chiusi su un bel 6B. Insomma, io l'ho liberato da secondo. Non pigliare un botto. Niente raga, come al solito si va via delle palese con i bozzi, soprattutto i piedi. Questo posto è una figata, abbiamo detto. La temperatura è veramente ideale, le vie sono fighe e via. Pietra rotonda. Felicità. Questi sono i classici canti degli alpini e dei forti scalatori quando scendono dalle loro... Niente, raga, ormai si viene fuori solo per sbraciolare. L'obiettivo è quello, sbraciolavo tutto come se non ci fosse un domani. Chiarissimo. Prima si magna, poi si dorme e forse poi si scala. Ovviamente uscire dal bosco, la temperatura è già calda e via, siamo arrivati, eccolo là, i furgoncini. Dai raga. Quando dici voglio comprare un camper, ma di quelli comodi. L'ultima volta c'è la neve. Dai. Spettacolo, spettacolo Campo Imperatore. Pronti? Ma sei bravo? Questo è l'ombelico del mondo. Sempre sabato sera, si sa più che ora so. Magnato. Sono le tre salsicce. Sono scalato. Ma si mettiamo a dormire al fresco. Sta arrivando pure il mostro. Noi stiamo nel furgoncino, sti cazzi. Via direttamente all'inverno, pum, siamo pronti.